Lombard Awards 2024, premio digitalizzazione, un premio ovviamente che fa capire anche in che strada stiamo andando, una strada ormai che è iniziata, diciamo così, con la pandemia, che ha accelerato sempre di più la tecnologia e che ovviamente guardando al futuro dobbiamo sempre di più percorrere. Assolutamente sì, oggi è un'occasione per noi veramente importante, sia perché siamo all'interno di uno scenario che rappresenta davvero il tessuto imprenditoriale di questo paese, quindi all'interno dell'evento di Assolombarda, ma soprattutto perché il progetto premiato e di cui siamo molto soddisfatti è un progetto appunto di intelligenza artificiale che ha riguardato in particolare un lavoro fantastico che abbiamo fatto insieme con Perfetti Mammelle e Gambase per quanto riguarda l'ottimizzazione dello sviluppo prodotto e quindi supportare l'attività di laboratorio. L'elemento che ci sembra distintivo è che oggi quando si parla di AI si dice che appunto si può fare intelligenza artificiale ad impatto soltanto quando ci sono i dati. Mi piace aggiungere che oltre ai dati è anche importante la visione. Di questo ringrazio tantissimo Marco Violi in particolare, chiaramente Perfetti, che hanno creduto nel progetto e hanno dato questa spinta di visione. Quindi posso dire che la parola d'ordine in questo caso è ovviamente anche collaborazione, no? Assolutamente, soprattutto collaborazione, che è quello che ci ha permesso di utilizzare l'intelligenza artificiale grazie soprattutto a Intellico nel portare all'interno dei nostri processi aziendali una piattaforma in grado di utilizzare come strumento quotidiano l'intelligenza artificiale stessa, e questo assolutamente si è reso possibile solo e esclusivamente grazie a una partnership con Intellico basata su il rispetto reciproco e l'onestà intellettuale anche di definire le potenzialità e anche talvolta i limiti dell'intelligenza artificiale. Quindi io di questo ringrazio nuovamente Intellico e ringrazio Assolombarda per la premiazione e il riconoscimento che abbiamo ottenuto.